Ehi, bentrovati un'altra volta su Glitcherod e benvenuti alla August Trackmania Challenge. Che cos'è? Velocemente, una sfida tra me e Ace the Brave. 20 minuti per mappa, la mappa del lunedì, del mercoledì e del venerdì, esatto, direi di sì. E vedrete le nostre sfide martedì, giovedì e sabato, ovviamente, il giorno dopo. Non vi diremo il risultato, ve lo diremo alla fine della settimana, per 4 settimane, come vedete, no, sono 5, una, sì vabbè, tecnicamente sono 4 settimane in realtà, c'è ancora una al 31 al venerdì, al lunedì, e poi vedremo chi ha vinto più mappe. Ogni settimana vi diremo al massimo chi è che ha vinto, come è andata, in modo che così possiate vedere tutte e due le visuali, mi raccomando. Sono 20 minuti per mappa, quindi abbiamo pochissimo tempo e se la mappa è molto difficile siamo molto nei guai. Ho il timer pronto qua e nel momento in cui decidiamo di partire è il momento in cui scatta la sfida per noi. Non so il risultato chiaramente, e terrò a gioca contro avversari di base, perché comunque per vedere loro. Allora, Night Slide, già in notturna. Ok, perfetto. Sono pronto, lo teniamo qua, siamo così, ok. Pronti. 4. Ah no, facciamo, vediamo il GPS, giustamente. Ci vediamo velocemente il GPS in modo da vedere com'è la gara e poi partiamo con. Oh no, è tutto ghiaccio. Peccato, è tutto ghiaccio. Oh mio Dio, voglio morire. Giù per il buco proprio. È proprio giù per il bus. Oh, what fun. Però forse mi sembra che ci sia, si riesca ad arrivare a 20 minuti dall'arrivo. Porca miseria, sono solo 30 secondi di viaggio di tracciato. Quindi abbiamo 20 minuti per fare al meglio questa zona. È un buon inizio. Pronti? 3, 2, 1, via. L'ultima mappa è stata molto carina in quanto aveva, wow, in quanto era molto rapida. Era tutta velocità, era molto bella e non l'abbiamo registrata per ovvi motivi, perché sennò avrei dovuto registrare due di fila, ok. Sarà difficile, sarà molto complicato. Anche il turbo è sul ghiaccio. Let's go. Allora, teniamola. Proviamo ad arrivare intanto al traguardo, poi quello che succede, succede. Madonna, non riusciamo neanche ad arrivare al traguardo qua. Taglia di qua, fregatelo. Che diavolo. Oh no. La vedo estremamente pelosa. Controllo nel ghiaccio non è il mio forte. Vi assicuro che se mi vedete come un ubriaco in questo momento, vi posso giurare, non è facile come sembra. Proprio per niente. Il ghiaccio è il demonio di questo gioco ed è tutto ghiaccio. L'ultima mappa era tanto carina, mi sono divertito tanto. Oh no, ok. Ma se io vado dritto, no? Decollo. Vado di qua, no? E continuo. Prendo una penalità, no? Non dovrebbe essere. Adesso vediamo. Sì, stare sulla neve forse potrebbe essere in effetti l'idea giusta delle fisci. Se siamo a poco dal traguardo, ma. Slidando to the traguardo. No, purtroppo dovevamo farci anche il traguardo. Bisogna capire. Non sono tante curve, sono 30 secondi per mappa. Sono 30 secondi per run. Quindi devo cercare di tenere. Ciao. Tenere le. Imparare curva per curva come fare a essere competitivi curva per curva. Ad esempio, questa è drammatica perché saltarla è un bel problema. Abbiamo scelto una bella mappa per iniziare. È bella, bella complessa, bella complessa. Allora, via, giù curva, va bene, tienila, 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 ti ho detto tienila. Ah, accentra. Ok, qua è complicato. Ce l'ho. Ok, ora tocca scendere e finire la curva. Tieni, 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 ma non tenerla troppo qua, tienila ma non tenerla troppo. Vai dritto, ok.
0,3087 è un argentone, va bene, d'accordo. 28, intanto è top 32 in Italia, che non mi dispiace. Fa sempre bene al morale, per chi non mi vede, per chi viene da Ace, di solito la mia regola di base per le tracce del giorno è terzo nella mia regione, nella Liguria, trentesimo in Italia, 3000, top 3000 in Europa. Se riesco a fare questo sono un bambino felice, quindi sappiatelo. Se riesco a tenermi sempre in questo ragionamento, io non sono mai dispiaciuto. 9, il record personale è andato completamente. 16 minuti e 30, ok, abbiamo tanto tempo per impararla. Abbiamo un botto di tempo per impararla, non è un problema. Non sono preoccupato, a parte quando prendo i pali ripetutamente. La mappa di ieri era tipo non togliere praticamente mai il piede dall'acceleratore, praticamente mai, tranne per un paio di curve, quindi c'era anche un po' quell'elementino tecnico che ti gasava. Era proprio bella, mi sono veramente divertito. Oh no, è lunga, però girati e forse la tieni. Non so dove sono, dov'è il mio record. Ah, è là. Ciao. Allora, studiamocela analiticamente curva per curva. Allora, senza esagerare, tieni questa facendo zigzag, sì e no, ok. Ora cerca di tenere dritto qua e qua butta la macchina. Dritto, va bene. Ora non esagerare con le gomme dall'altra parte, perché poi devi subito girare a destra. Questo verrebbe comodo, essere già girate, non rigirarsi, perché intanto devi fare tutta la curva verso destra, ok? Quindi mai finire la rotazione nell'ultimo curvone, ok? Vediamo se la tecnica che ho studiato è quella giusta. Allora, così. Poi cerca di raddrizzare per buttarti giù nel secondo. Stai corto perché poi giri a destra e ci rimani fondamentalmente. Yes, no, quasi, l'idea c'è, però sono soddisfatto di aver visto che ho fatto record. No, 4 secondi, ok, perfetto. Sono soddisfatto di aver capito la mappa. Ora bisogna eseguirla, come dico sempre, prima capirla e poi arriva il difficile, eseguirla. Quello è la parte complicata, che non è garantito una volta che l'hai capito. Ecco, sto un po' esagerando qua. E ora corpo verso destra, troppo il corpo verso destra, mi sa che ho esagerato col corpo verso destra. Sì, ho un po' esagerato perché ho cominciato a barellare da una parte e dall'altra, è stato un brutto momento. Allora, tutto a destra, tieni qua. Cerca di tenerla dritta per buttarti di nuovo. Buono. E ora tutto a destra. Ci sta. Butta. Buttato troppo tardi, eh? Eh sì. Buttato troppo tardi. 13 minuti. Tutto il tempo del mondo. Tutto il tempo del mondo. Ho voluto tagliare un po' in maniera eccessiva. Abbiamo preso l'argento, giusto? Abbiamo l'argento. Devo dire che per una mappa del genere di solito l'argento mi basta. La curva che ho fatto non era male qua, comunque. Non era una brutta idea. No, a parte quando taglio, ho tagliato troppo. Però con la curva fatta così, tutta di un pezzo, senza poi togliere l'acceleratore e togliere la mano dalla curva, non era male. Esatto, però poi bisogna raddrizzare non appena, scusate, singhiozzo, non appena si arriva al turbo, perché sennò si viene sparati dritti contro il muro. Buono. E ora gira. Controllino un po' largo, però buttati. Ah, che morbido. Non importa, sai che forse tutto gira,
Cioè, passa in mezzo, fregatene. Oh. Quasi. Allora. Cioè, è l'ultima parte, la parte vitale. Come quasi ogni traccia ci sono, o traccia, tracciato, perché ti sto chiamando traccia? Perché track, lo sto traducendo così, scusate, vuol dire la mappa del giorno, ma come ogni tracciato ci sono un paio di curve che dici, oh, devo agire. Sono quelle fondamentali, non è tanto questa, perché intanto siamo ancora tutti lì, e tutto sommato anche qua siamo tutti in zona. Poi la miseria, l'ho stretta un tantino. La curva finale, il curvone finale è quello decisivo. Passa in mezzo? Non dubbio, volevo provare, fare un test. 11 minuti. Ok, ok. Alo? Per fare le cose per bene come Locatelli. Ho cercato di esagerare con l'interno. Troppo, devo girare un po' meno. Per chi è un visualizzatore di Ace the Brave, tanto benvenuti al mio canale. Sono un trackmanier, nel senso uno che gioca Trackmania, non uno forte, ma uno che ha giocato a tutti i Trackmania, tutti, e li ha giocati tanti, alcuni li ha consumati, ce l'ho un paio di scatolati, addirittura un paio, non un po' più, gli scatolati, uno dei miei giochi preferiti, poi che sia bravo è un altro discorso, no, la risposta è no, ma non era brutto, la stavo controllando benino. Ok, curva. Però il mio obiettivo di rimanere entro i 30 in Italia è sempre, è quasi sempre riuscito. A parte quando c'è il ghiaccio. Quindi è proprio la partenza perfetta per me. Però l'importante è che poi non siano tipo 5 minuti nel ghiaccio. 30 secondi nel ghiaccio li posso sopportare. Ma se io taglio di qua non è mai una buona idea, vero? No, non è mai una buona idea. Poi c'hanno troppi tentativi e non è che abbiamo un'ora come di solito i miei video. Di solito i miei video di Trackmania sono un'ora di tentativi. Invece qua ho 20 minuti, non ho tanto. E abbiamo passato 10 da 30 secondi. Quindi siamo a metà. Ok. Questo è discreto. Un po' largo qua, ma posso sopportare. Ora butta la macchina a destra, cerca di tenerla, vai a sinistra per andare a destra, vai a sinistra per andare a destra, vai dritto ora. Ok, non è un oro, suppongo. L'oro è un secondo e sette sotto, porca miseria. Wow. Ma siamo nei top 30, e quindi questo mi tranquillizza un po' di più. Ci aspetta. Ok. Nessuna faccia conosciuta. Allora. Vai, Fre. Oh, palissimo, ma proprio palerrimo. Barco 995. Ci sono sempre dei nomi. Troviamo sempre dei nomi spettacolari. Sì, no, ho detto no, Dio, è arrivato il momento. Già, invece no, è la lista della spesa. Scusate. E 7 minuti e 59. Tanto perché non è a schermo. Adesso poi mi industrierò magari. Cercare di mettere il timer a schermo così per fare il figo. Si può fare anche senza, non vorrei che il timer a schermo mi sbabbiasse il già precario equilibrio del mio computer, ma va bene, tienila. Se può tenere sta pista, sto circuito, va. Se riesco a tagliare di lì, difficile, vedo complesso.
E tenere corta questa sono già un buon secondino che si ruba al circuito. Il problema è che poi se si ruba tanto di lì, si trova quasi con le ruote all'indietro a poco meno dell'altezza del terzo checkpoint. E allora lì sono dolori. Bisogna pareggiare le gomme, esatto, qua più o meno, in modo da poter infilarsi qua dentro in tranquillità. Sta un po' larga, eh? Sì. E poi quando incominci, ecco, la regola è quando incominci a sbarrellare da una parte e dall'altra, che fai proprio altalena da una parte, altalena dall'altra, altalena da una parte, altalena dall'altra. Se hai capito che è lì, allora a quel punto lì devi resettare, perché non ce la fai. Questo, come hanno fatto questi a girare in un chiodo? Cioè, lì, tre di loro hanno girato in un chiodo, hanno frenato? Non è possibile, perché non c'è il segno della frenata, mi sorprenderebbe molto, devo dire la verità. Wow, quel barco 0995 ha fatto una gran curva. Parte stretto e poi muore lungo. Vediamo un po' se riesco a replicarla più o meno. Troppo. L'ho replicata un po' eccessivamente, diciamo. Lui è andato giusto, io sono andato abbondante. Ok. E perché io finisco stretto? Cosa fa lui? Accelera, tiene accelerato. Darsi. Mannaggia, oh, porca miseria. 5 minuti e 15, eh? Oh, devo fare almeno un tempo ancora. Nino ni non, nel frattempo le ambulanze che con la porta chiusa mi suonano comunque. Devi stare gruppando all'esterno. Come diavolo fai? Sta sparellando prima, non va troppo dritto. Allora, non va troppo all'interno. Allora, si butta e poi tiene le gomme larghe e poi le rigira. Ok, vediamo se ci dovrei essere riuscito forse. Allora, poi allarga. Si tiene già dritto per la curva successiva. Ok. Poi questa curva qua io la spiattello, ma va bene, d'accordo. Ce l'ho. 4 minuti per fare del bene. Allora, azione. Tenendo accelerato, eh? Tenendo accelerato. Troppo larga. Penso di essere arrivato quasi al mio massimo di min-maxing senza stare a impazzirci dietro. Quindi, se ci impazzisco dietro, magari ottengo di più. Ma ora, questo è il mio livello di sanità. Ora vediamo un po' se riesco a pescare nell'insano e a fare qualcosa di un po' più complicato. 3 minuti e 22, meno male che le run durano poco, perché sennò ho picchiato. Sì. Porca vacca. C'è sempre quel momento di degrado del progresso, che è comprensibile in quanto poi vuoi min-maxare le porte in modo da poter fare il tempone della vita, ma Devo tenere premuto, beh. Buttati, che è morbido. Devo tenere accelerato. Sono mollato e sono andato lungo. Invece devo finire proprio accelerando e fare la curva per bene. Ok. Buono. Non girare le gomme, andava bene. Ok. Ah. Devastante, eh? È devastante. Allora,
La cosa che rende tutto molto complicato qua è il fatto che abbiamo solo 20 minuti. Alcune piste hanno bisogno di un'ora, un'ora e mezza, 2 ore, 3 ore per poter essere giocate umanamente. Sono 1 minuto e 58. La parte finale di questa mappa è volata. Quella curva adesso è il mio problema. È diventato il mio problema, è diventata la curva 3. Sta prendendo un pelo più larga, no? Ok. Va bene, non è ancora un problema. Esco! Ok. Un altro secondo tagliato, va bene, d'accordo. Non è ancora. Sono ancora 4 decimi all'oro, ma non è un problema. Non è un problema. Un minuto di silenzio radio, stavolta devo farlo. Tenuto le ruote dritte. Perso l'abbrivio. 33 secondi. Se sono dentro è come nelle prove della Formula 1. Se sono dentro al giro, allo scadere del tempo, ovviamente vale. 20 secondi. Potrebbe essere questo il mio ultimo giro. No, è questo. 8 secondi, ok. Arrivo. Ah! No, vai, vai, resisti, 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 non ti preoccupare. Come se non ci fosse il suono. Gira. Gira, buttati. Che morbido. No, niente, niente da fare, niente da fare. Togliamo questo suono orribile, così almeno non vi dà grossi problemi. Oh, siamo arrivati a 4 decimi dall'oro in 20 minuti. Probabilmente con un po' di più saremmo riusciti ad arrivare all'oro. Se quando facciamo questi video della challenge, volete vedere anche il resto, cioè di solito faccio sempre un'ora di questi video, quindi altri 40 minuti nel quale cerco di andare a provare a fare il recordone, ditemelo, e se no ci limitiamo ai video da un'ora quando non c'è la challenge. Sono curioso, è comunque una mia sfida personale per accorciare i tempi di ragionamento, perché di solito il mio gioco funziona. Parto, non riesco ad arrivare al traguardo, poi arrivo al traguardo, metto subito il secondo tempo, poi min mazzo, cioè sono 20-25 minuti di dramma nel quale resetto le prime 10 curve, le prime 10 minuti, 10 secondi, nei primi 10 secondi. Poi arriva il momento del tempone, faccio il tempone. Poi è di nuovo il momento di min-maxing di altri 10 minuti e poi c'è il tempone finale. Questo è sempre stato il mio modus operandi delle run. Non so per quale oscuro motivo, ma è sempre andata in questa maniera. E questo 20 minuti dovrebbe comprimere, ridurre proprio, ridurre, nel senso culinario del termine, il mio modus operandi. Ditemelo se volete vederlo nei commenti, mettete mi piace così almeno posso capire se vi piace vedere anche il video a ulteriori 40 minuti. Quindi vi invito, per chi è invece da me, invito a vedere il video di Ace the Brave, che sarà probabilmente in descrizione qua sotto. Grazie mille per aver visto la prima puntata della
Trackmania dell'August Trackmania Daily Challenge. Se vi è piaciuto il video, cliccate mi piace. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi, condividete con persone che interessano a questo genere di cose. Grazie mille anche ai Patreon che mi supportano su patreon.com/glitcherud. Tante cose potete andarla a vedere direttamente, gratuitamente, poi decidete voi. E invece la cosa più importante è Twitch, twitch.tv/glitcherud, indicativamente il lunedì, che è il canale, è il mio show principale del canale, il Glitcherud Super Show, nel quale anche Ace è entrato qualche volta a far parte. È 3 ore di delirio, di cui la prima ultimamente è molto spesso Trackmania, quindi vi consiglio di venire a vederlo. Se no, streamo tutti i giorni, a parte qualche sabato, qualche domenica. Oggi Fall Guys, durissimo, visto che è uscito con gli altri ragazzi. Quindi è un po' un Jackass mini, di nuovo anche stasera. Mi raccomando, perché si gioca a Fall Guys. Se volete giocare con noi, siamo ben felici di invitarvi. Altro? Direi di no. Se non l'avete ancora visto, andate sul canale di Estebrei per la sua porzione di gara e tata.